Gli occhi, più che le parole, non tradiscono mai, e lo sguardo di chi ha visto da vicino l'orrore per la seconda volta dopo il 6 aprile 2009 lo riconosci immediatamente. Vincenzo Magnifico, architetto del comune dell'Aquila, è stato tra i primi ad arrivare ad Amatrice a poche ore dal terremoto. Questo è il suo racconto di quelle ore drammatiche. Allora, la situazione appena siamo arrivati verso le 5 e mezza era drammatica. Abbiamo subito capito che c'era molto da fare. Stavano iniziando ad allestire il centro operativo comunale lì ad Amatrice, nel centro, e subito ci siamo coordinati con una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che già era presente sul posto e con la Protezione Civile Nazionale che stava allestendo i campi. Noi col personale tecnico e quello operaio del comune abbiamo dato e stiamo ancora dando oggi tutta la nostra disponibilità e il nostro supporto anche alle operazioni di scavo e di recupero delle persone che sono ancora sotto le macerie. E la situazione è abbastanza drammatica, penso che siamo ai livelli dell'Aquila, se non più alti.